Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo l'imitazione di mais da poter insidiare le carpe per la maggior parte dopo averle prepasturate. È una tipologia di mosca che può piacere oppure no, però in molte situazioni è molto redditizia. Specie in laghi o cave dove comunque c'è molta presenza di sporco e il pasturarle fuori ti permette di riuscire a insidiarle in zone un pochino più pescabili. Dunque, partiamo con un amo da fishing, il numero 6. A me piacciono molto questi, che sono precolorati in modo che un pochino camuffino, anche perché questa imitazione qui io faccio una sorta di assist, perché la carpa, essendo un gruffolatore, aspira e come si accorge che il mais è finto lo sputa fuori, spessissimo viene autoferrata appunto dall'assist che viene posizionato. Adesso facciamo vedere in che modo. Fermiamo l'amo sul morsetto. Ok, io già preventivamente con il foam ho fatto due chicchi di mais. Prendo uno spezzone di monofilo del 22 circa. Importante che sia abbastanza morbido, il fluorocarbon rimane un pelo più rigido. Andiamo a bruciare una delle due estremità per formare una pallina. Ok, un altro po'. Ok, allora formata la pallina, prendiamo una perlina che si possono comprare nei negozi dove vendono cose per braccialetti o collane. Una perlina gialla micro, piccolissima, e andiamo a infilarla dentro lo spezzone in modo che si fermi appunto dove abbiamo fatto la pallina bruciata di monofilo. Questo farà sì che lo possiamo utilizzare sia da fermo sul finto chicco che anche come punto più visibile da parte della carpa. Vi farò vedere in che senso. Comunque, prendiamo un ago, passiamo l'ago dentro al monofilo, un ago semplicissimo, e andiamo a forare i chicchi. Uno e due. Ok, a sto punto gli passiamo dentro il monofilo, track. Ecco che a sto punto, come potete vedere, la perlina servirà sia come blocco che, una volta in acqua, sarà molto visibile dal pesce, molto, e al tempo stesso è comunque molto realistica. Perciò questa è una mosca semplicissima che si fa proprio in 2 secondi una volta che ci si è presa la mano. Prendiamo un monofilo, ho visto
un bellissimo lavoro di gruppo e una andiamo al monofilo alle pattuglie acrobatiche aeree. Ogni volta che questo ok c'era uno che faceva il andiamo è stato nella costruzione a girare il monofilo un po' attorno. Il gambo dell'amo fino alla curvatura, circa fino a dove c'è l'ardiglione, parte sotto. Prendo del floss verde e lo fermo. Ok, lo fermo, lo taglio. Questo servirà per mimetizzare un pochino l'amo. Poi prendiamo questo, il monofilo con il chicco. Scegliamo la posizione da mettere. Lo fermiamo. Adesso si può posizionare ancora meglio. Ecco, perfetto. E andiamo a girare. Giriamo, 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 giriamo fino all'occhiello. Cerchiamo di mantenere il monofilo sempre nella parte alta del gambo dell'amo. Arriviamo all'occhiello. Con il floss andiamo a girare per appunto mimetizzare l'amo e far sì che possa sembrare un filamento di erba, un pezzo di bacchetto o qualcosa. Comunque, almeno non si vede il luccichio dell'amo. Arrivato all'occhiello, lo fermiamo. Fermiamo e tagliamo in eccedenza. Adesso le forbici, eccole qua. Tagliamo l'eccedenza. Ok. A sto punto, quello che è in esubero di questo, io faccio questo sistema. Taglio, sono circa 4 centimetri, e brucio in testa. Faccio una piccola pallina. Questa pallina servirà per fermare quello che sarebbe la piombatura. Adesso vi spiego un pochino. Questo è il montaggio, così. A sto punto la mosca è fatta, è finita. Quindi tiriamo su la bavetta, torniamo vicino al gambo dell'amo in modo che rimanga sempre ad angolo retto e fermiamo. Fermiamo il tutto. Fermiamo. Ecco. Perfetto. Fermiamo. Goccia di loctite. Ok. E qui ci siamo. Una cosa, questa bavetta servirà per poter mettere una piombatura. Dovremmo regolarci noi in base al grado di affondamento che vogliamo avere da parte della mosca. Io metto dei pallini spaccati che verranno posizionati vicino alla pallina in modo che in fase di caduta il mais faccia da paracadute, il piombo si posizioni a terra e anche dove c'è problemi di fondale sporco con melma o alghe e tutto, questa situazione ci permetterà di poter tenere la nostra esca ben visibile fuori da molti problemi come potrebbe essere appunto un chicco di mais innescato sull'amo stesso, ecco. Questa situazione qui la usano molti carpisti e appunto
L'ho provata, è una bomba veramente. Come vi dicevo prima, la carpa, essendo un animale che aspira, arriva, vede il chicco, aspira il chicco, non facendo caso all'amo, ingoia, quando sputa fuori il mais, che sente che non è una cosa naturale, rimane ferrata con l'amo. Molte volte, la maggior parte delle volte, si autoferrano. Bene, ragazzi, questo è tutto. Spero di esservi stato utile. Ci vediamo alla prossima.